Liste d'attesa lunghissime, mancanza di medici di base e fuga di eccellenze dagli ospedali. Sono questi i tre sintomi del male che affligge l'USS7 secondo le migliaia di cittadini che hanno aderito alla raccolta di firme promossa per una sanità diversa e secondo le tantissime segnalazioni che arrivano quasi ogni giorno alla nostra redazione. Da questi tre punti, declinati in tante segnalazioni da parte di chi si è rapportato con gli ospedali della Pedemontana, parte il ragionamento portato avanti dal convegno sull'Ul7 che si è svolto a Marostica. Noi abbiamo ascoltato per mesi eh, la gente, i cittadini, abbiamo avuto dei momenti anche di confronto e di riflessione adesso con degli esperti iniziamo a tracciare o cercare di tracciare delle prime linee per il futuro. Quali sono le due cose che per i cittadini non vanno? Beh, sicuramente c'è un grande problema della lista di attesa per accedere alle, agli esami, alle visite, alle indagini diagnostiche. E poi c'è il problema dei medici di base, i medici di gener medicina generale, che bisogna cercare di fare in modo di riavvicinarli ai cittadini, perché il numero di uh, pazienti che hanno rende impossibile la gestione. Dalle segnalazioni e dalle lamentele dei cittadini emerge come il lavoro dei medici, degli infermieri, degli operatori sia ritenuto di alta qualità dall'utenza che però si trova in grande difficoltà di fronte all'organizzazione del servizio, fra liste d'attesa e chilometri da percorrere per un esame o un accertamento. La prima cosa come priorità è la fuga del personale, bisogna invertire questa deriva perché non è solo una questione che mancano i medici o mancano gli infermieri per un'errata programmazione, c'è un problema di fuga di professionisti e senza invertire questa fuga tra, eh, non, non arriviamo a, a, diciamo, ad avere quelli nuovi e quindi quando iniziano a esserci poi circoli viziosi di chiusure di reparti perché si resta sempre in pochi... I pochi vanno via, poi è difficile riaprire un reparto, riaprire un servizio. Al convegno ha partecipato anche l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin che commenta così la situazione legata alla carenza di medici. Anche qui, come nella parte ospedaliera, manca personale, è una professione che ormai non è più appetibile, quindi anche quelli che finiscono la scuola di formazione in tre anni poi decidono di fare dell'altro e quindi non prendono la zona carenti. 1.500 assistiti e quindi c'è un po' oggi un circolo vizioso di questo tipo. Oggi noi, però, abbiamo circa 500. 186 zone carente, da qui a dicembre ne riempiamo 250. Presente anche il DG Carlo Bramezza, al quale abbiamo chiesto una dichiarazione sulla recente decisione del Tribunale del Riesame di revocare ogni interdizione all'ingegner Giovanni Iannacopoulos. Ecco la sua risposta. Ma ci sono delle indagini in corso, non ho nessun momento da fare.